Ciao a tutti, indovinate dove siamo oggi? Bravi, siamo in stazione per andare da Dimitri. È arrivato il treno! Prima tutto il pavimento! Oh, sul treno abbiamo trovato posto stavolta ed Elia sta giocando a Super Mario. Super Mario, sì. Si vede più il telefono che il videogioco. Così almeno si perde via. Oggi c'è il sole, non piove. Per fortuna. L'abbiamo detto insieme. Questa mela volevamo riprenderla già le altre due volte, però pioveva sempre. Infatti, che non è questa meraviglia, posso dirlo. Però volevamo riprenderla. Ecco, ed è proprio qua nella piazza della stazione. Qua stanno facendo, una montagna, una grotta proprio davanti alla stazione centrale di Milano. Poi quando faranno la grotta, c'è una specie di ingresso. Sì, è tutto un cartone nero comunque, lì non te lo volevo dire. Non è davvero un ingresso. No, è tutto un lavoro in corso, anche qua. Che sta facendo? Mi sono informata. Informiamoci su questa cosa. Comunque adesso andiamo da Dimitri. E adesso si mangia! Ce l'ho già in bocca! Panino con la bologna. Ci sono gli uccellini! Sì. Sono là sopra, tipo cicco 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 cicco. Che loro stanno mangiando. Ah, ecco, è troppo bellino comunque qua, questo parco. E lì, dobbiamo salire di qua, dove stai andando? Dobbiamo salire di qua. Bello, abbiamo fatto questo picnic nel parco prima di andare, perché oggi c'è il sole e volevamo sfruttare proprio la primavera. È la versione primaverile di quando siamo andati, si sa mai, di quando siamo andati l'altra volta. E boh. Adesso dobbiamo uscire per forza. Questo è più bello. Ed eccoci arrivati di nuovo da Dimitri. Ah, c'è anche la scritta lì, vero? Ma l'altra volta non avevo fatto caso, c'era? Infatti non c'era l'altra volta. L'hanno messa qua, ma l'ingresso è più avanti, però, scusami. Devo vedere che c'è là i tatuaggi qua e così. Ok, eccoci qua. Ed eccoci ancora qua. Yeah! Adesso andiamo sotto. Andiamo sotto al negozio, quello che non vede mai nessuno quando gli dicono: hai visto il negozio? No, come fai a non vederlo? Cioè, piuttosto evidente. Ciao! Guarda chi c'è lì. Ciao! Ciao! Cerchietti, passiamo a questa vetrina o nel caso per i gelini basici, per i cerchi basici ti faccio vedere come la vetrina. Quindi tutto meno più studio per stare. Vedi il cerchiolino? Sì, ormai sì. Un cerchiolino. Allora, ho quelli basi, quindi basi intendo. Cioè, quindi abbiamo l'argento e nero che è indicato per la misura, sappiamo, e questi sono quelli base. Quelli di base con questi qua, base con la forma, uno qua con la base della cornicina, sotto quello qui, sarà anche un po' andare su questi. Sappiamo poi se vogliamo migliorare il ciclo, quindi ci sì. Sarebbe di O. Vuoi fare un caso di brillantinato?
adesso non lo so, da un occhio, guardate per bene, ok, però sì, secondo me sono quelli che devo mettere io sotto, guarda, quello che, sono quelli che mi piacciono le decorazioni, ti ricordi? Sì. Anche questi, però questi sono troppo grandi per me, cioè li metto troppo... Voglio far notare in minuscoli i numeri che ci sono. Vabbè, sono numeri adatti alla grandezza del gioiello. Appunto, sono piccoli. Torniamo sull'Oris. Non ti devo decidere l'Oris con un fuori punto. Certo, di questo. Allora, stiamo guardando, vero? Cosa? Allora, che mi piacciono, sì, ma bisogna vedere se sono... Mi piace quello di concetto di decorazione, ma prima di tutto vedere se sta bene. E poi se non è troppo invasivo, non so, da tortare. Ok. Altrimenti... Passare a fare il tempo nuovo. Sei l'argento. Sì, a me non piace l'oro, ma anche se alle mani con tutti l'oro, giallo, giallo, non mi piace, non so perché c'è, cioè, il colore. Ci sta, ci sta. Ma non mi piace. Vabbè, qua ovviamente c'è il piercing gigante che lì è affezionato per tutti i suoi. Sì, aspetta, tieni. I giganti se lo possono fare qua. Sì. Sì, ok, va bene. Sì. Cambia di settimana. Quasi è una continua evoluzione. Vabbè, chi fa prima? Chi vuole venire per prima? Ci sono io non so se ci sto. Sì, che ci sta spiccolino. C'è lo zia. Esatto. Perché così io l'ombra. Beh, fermati a prendere l'occhio. Giusto. Come fa? Tu tocca. Sì. Praticamente è vero che non riesce in pochissimo tempo. Vabbè, a parte quello che quelle sono sempre le mie sfide comunque, perché se non mi sono passata quel problema là, era là posto. Posso dire una cosa? A te dà fastidio la ring light? Sì, da casa. Lui mi mette la ring light così. E a me a casa dà fastidio, qua serve, quindi non dico niente. Perché vuole illuminarti di più, perché così usarlo, usiamo. È un po' troppo ravvicinata però. Sì, effettivamente. Qui, guarda, lì è discreta, non vado ad intaccare quella che è la vista della... Sì, no, lui me la mette puntata proprio tipo così. Sei molesto? Un bambino con la luce molesta. Diventa come le modelle, le influencer, quasi tipo. Ma è più che altro perché avendo gli occhiali, tutte le volte mi... Non hai una pallina. Faccio un torri pezzi, sì. Tutti un po' distratti. Super paparazzo. Un po' così zuccherone. Mamma mia, per carità, ma così zuccherone. Non è proprio per esempio. Devo che bello. Scusa. No, è lì, aiuto. No, perché ero ma sei passato? Cosa hai fatto? No, perché ero dietro e passando... Ti sei portato via un po' dei miei capelli uno rossi. Prova a sederci un attimo che non ti voglio più fuori. Aiuto. Alla ricerca del foro perduto. Aiuto. Andati via. Bianca, tu sei tutta quei capelli super curati. Sì, sì, sì. L'altra volta erano arancioni. Ma adesso l'hanno scaricato, sono diventati così? No, li ho fatti io. Ah, hai una tinta e poi... No, li ho fatti io, ho fatto più rosa. Sono belli. Poi adesso che arriva la bella stagione. Però non c'è chi si mette adesso. Sono così. Guarda che bello questo colore. Un bel lavoro di precisione, voilà. Una bella pazienza che bello. Bello? Ok. Sì. Se mi guardo anch'io, Boreale, perché il fatto che sei molto colorata. No, dai. È un'altra cosa rispetto alle palline. Ma infatti poi mentre fastidio continuano a spostarsi. E ti senti sempre di loro. Sì. Allora, io ti lascio, così poi lei torna e tu sei già un po' stanco. Comunque tu sei il più silenzioso di tutti. Sì. Loro parlano anche per te. È vero. Ci siamo, era una bella bistecca.
Una bella bistecca. Ma tra l'altro poi a me sembrava che fosse anche rossa, cioè, non mi ha mai fatto male. Che strano, perché vedevo, così spessa la cartilagine. Io lo vedevo sempre rossa, dicevo, sono sicuro, Lore, sono tutti. Tu non sei uno dei protagonisti dei nostri, dei loro video? No. È una cosa di mamma e figlio, di un fratello. Ma fa figlio? No, comunque devo mettere quello basico, perché è troppo spesso. Da, ai cambi. Mi dispiace, non restano con le orecchie ciccioli. Non so come è capato. Fatta apposta. Praticamente è un cerchio che di solito dice, facciamo tre punti, tu scegli. In questo caso ne basta due millimetri da fare. Metterò molta scelta. Cioè, praticamente è un cerchio che si apre e si chiude. Sì, esatto. Però sembra facile, però se non è la manualità di farlo, c'è un sacco. Lo so. No, ma perché fai male, perché se non sai. Lo so, perché con nostri più volte ho provato e poi vabbè, ho provato queste robe scrause che però vanno bene. Oh, no, nulla. Si nasconde. Non si vede. Dice, ma lo fai? Sì. Ciao. Allora, adesso andiamo a vedere se Dimitri non è troppo preso per farci un saluto. Si è preso, pazienza, però riprendiamo per Tobia la Afrodite che c'è in ingresso. Non ti ammazzare su questo. Tranquilla, tranquilla. Sto ammazzando invece. Mi stavo per ammazzare. Senti, sto per ammazzare. Vedi, è tuo. Io ho tolito per tua. Vieni da vicino. Elia, non so se ce la fai, visto quanta gente c'è. Già. Non so se ce la fai a salutarlo, è un'impresa questa. No, allora, ha aperto la porta. Abbiamo provato a dire ciao. No, esatto, ma poi sono entrati tipo in 5. Quindi adesso sarà durissimo. Ciao. Saluta, 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 saluta. Non c'è Dimitri. Ciao. Ciao, siamo venuti a salutarti, a cambiare i piercing. Sì. Dove stai? Elisa c'è. Andiamo. Andiamo. Alla prossima. Vai, vai, vai. Guardate, sono venuti a trovare. Ciao! Qua, non lo sono sempre nelle mie live. Siamo venuti a cambiare i piercing. Come va? Bene? Bene. Grandi. Grazie. Ogni tanto di tutto. Ti fai un po' di strada, eh? Sì, ma facciamo un giro, poi quando c'è il sole comunque si fa volentieri, perché insomma. Grazie mille di tutto, siete sempre gentilissimi e carinissimi, veramente. Come va la vita? Bene? La tua carriera da producer? Bene. Da producer. Speriamo, dai. Vabbè, se va avanti di sto passo. Il video che ti ho raccontato, tutto tu? La fa la mamma. Tieni un attimo che lo voglio salutare, che non lo saluto mai. Ciao. No, siccome ti adoriamo. Carini. Andiamo perché c'è troppa gente, ci spiace. Oggi un disastro. Ho sentito ieri che dicevi 150. Da solo, tutto da solo. Grazie. Mi spesso le ragazze, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Siamo riusciti a salutare Dimitri. Che bello, che carino che è uscito, perché con tutta la gente che c'era fuori non l'avete visto, poi era pieno di gente. Allora, questo bellissimo l'ho cambiato, questo non l'ho cambiato perché avete sentito. Spero abbiate sentito. Non l'ho ripreso l'uso. Comunque non ho ancora cambiato, però questo è bellissimo. Poi l'ho cambiato il Loris, ma veramente questo. Adesso facciamo un giro, dove? Al Duomo! Allora Elia, dov'è che è questa legami? Allora, io la legami, passando per andare da Dimitri, l'ho vista più indietro. Cioè, no? Quindi più avanti da qua? Sì, in questo caso più avanti. Ah, se ti ricordi bene. Sì, sì, proprio ci siamo lupi. Passati davanti. Il Trinelli si vede, adesso vediamo. Stavo per portarmi a casa quello lì. Vediamo, camminiamo di qua e quando sta fuori andiamo a vedere, andiamo a fare un giro dentro. Sì. Oh, ma lì è qua? No, non è qua. Ma allora, ma dov'è? È più avanti. Cioè, forse è qua. Ah, ecco. Dove no, qua? No, non c'è ancora, ma è sa che era molto più indietro rispetto a quello no, che ti ricordavi. Ah no, aspetta, forse è qua. Non c'è sto negozio, dov'è? È un po'
La verità è che il corso, cos'è qua? Corso? Buenos Aires? No. Sì, credo. La verità è che è lunghissimo e quindi sì, dovrebbe essere Corso Buenos Aires. Bello, non sappiamo neanche dove siamo, ottimo. Sì, Corso Buenos Aires. Qui c'è la Medi Market, poi c'è Mango VS, non c'è allora. Sì, c'è. E qua, guarda, è lì. Sì, esatto, qua. Hai detto che non c'è scritto? Io te lo dicevo. No, tu hai detto non c'è scritto. No, vabbè, nel senso, te lo dicevo che prima o poi saremmo arrivati alla lì. Guarda, c'è, c'è. Se fosse solo qua, invece no, in grande c'è. Stai riprendendo? Buongiorno. Buongiorno. Stai riprendendo? Lo so. Che carini. Beh, qui ci sono queste, a te servono le penne? Non c'è nessuna penna. Quelli? Stucci kawaii, no? Vabbè, sono bellissimi. Sono carinissimi con le penne dentro già. Allora scusa, è bellissimo, me lo compri. Quello con l'unicorno. Bello. Ma te lo compro, ma la penna è cancellabile? Sì. Sei sicuro? Questa è della Legami, questa qui sì. Oh, che bello, allora sette, questo qua mi piace. Cosa costa, scusa, non è a disposizione, sono messi tutti benissimo. 19,90. Ti serve proprio così tanto, sicuro? Ma queste non sono cancellabili? Chiediamo. Ah, perché non sono cancellabili. Penne, le penne cancellabili della Legami. Allora Legami, chiediamo dove sono. Non compriamo nient'altro. No, guardate, abbiamo preso la giraffina. Io non capisco più niente ormai. Da chiedere, continuo a dire Legami e ho scritto Legami. Non ce la faccio più. Cioè sono troppo consumata. Qua ci sono anche le tazze. Madonna, che bella questa. I bambini mi rendono quasi. Sta cinguettando. L'effetto. Attivato qualcuno. Ah, bella! Bellissimo, già piacciono a Loris, vero? Cioè, c'è un stormo di uccelli. È questo! Scusi. È questo che sta cinguettando tantissimo, è bellissimo. Ragazzi, sembra avere veramente qua gli uccelli. Esatto. Ok, questo ha smesso. Le calze sono tutte stupende, soprattutto questa con la gallina. Ma vabbè, guarda mamma, dai, andiamo che va. Per pulire il microonde, microwave cleaner. Metti nel microonde, praticamente esplode il vulcano e ti lava il microonde. Nel video sembra arancione, ma ve lo possiamo assicurare, è rosso. Sì, è rosso, rosso vulcano, rosso lava. Cioè, tipo, oddio, guarda che belli, Loris. Ma sono morbidissime. Questo è stupendo. Sembra un po' Tobia. Anche i cuori di là. Sono sguisci bellissimo. Ho capito, ma già dobbiamo prendere la penna, niente cose mi sorprende. Oh, guardate, c'è anche un portachiavi in mano. Full Tieni. Magic. Metti lascia pure lì. Tutto qua. Lascia lì. Metti pure tutto qua. Cioè, perché c'è anche la Gilly. Al benvenuto ti dice. Metti pure tutto qua. Hai visto che c'è la Gilly? Sì. Ok. Anche questa è Gilly. Ci sono varie Gilly. Questo cos'è? Vendono addirittura i caricabatterie per ogni telefono. Eh sì, un sacco di cose carine. Vedete? Guardate molto qui. Kawaii. Ma questo è stupendo. Questo qua. Qualsiasi cosa. L'ombrello ce l'ho anch'io così, che scusa. Questo che è? Quello. Sapevo che fosse. Sì, l'ombrello della nonna Bruna. Sapevo che. Questo qua cos'è? Super Change. È una specie di. L'ho già visto. Legami. È un power bank che tipo attacchi. Non so dove, forse è dietro al telefono. Non so. C'è un'altra Gilly? Vedi, tipo, questo è un portale. Sì, Gilly. Ah, ma Gilly è un power bank, vedete? Che è magnetico, tra virgolette, che attacchi il telefono e si carica. È bellissima. Bellissima. Compro da grande. Compro da grande. Oh, questo è Loris per andare a scuola, l'ombrello con la costellazione. Così dovesse perdersi nello spazio sale costellazione. No, infatti, anche quello.
non l'ha scritto Elia, ma potrebbe. Questo messaggio è per i genitori. Grazie che ci accompagnate, che ci comprate le cose per... Hai cancellato un pezzo. Scusate. Ok, Elia si è preso un gelato da Grom da 3,20€, quindi se non è buono, guai. È buono? È buono. Non è convintissimo, però. No, è buono. Sì, dai. Tutta nocciola, ovviamente. È enorme, dello così è ancora più grosso. Che grande, fammi vedere. Pretendo che sia buono. Bene. Però con la cacca di... Allora, c'è Garibaldi? Sì, è girato di qua. Non si vede perché c'è il sole. Luciano Manara. Ah, sembra Garibaldi. No, c'è scritto a Luciano Manara. So, dedicato a Luciano. Chi è Luciano Manara? Scusate l'ignoranza. Vabbè, comunque siamo di nuovo al parco perché tornando abbiamo deciso che non andiamo fino al Duomo, ma facciamo una passeggiata al parco e poi torniamo a casa. Comunque ragazzi, è una giornata bellissima, cioè meno male, perché davvero l'altra volta ci siamo presi tanta di quella pioggia, cioè ci voleva proprio un po' di sole e un po' di caldo oggi. Sembra che balli tutto, ma sto facendo le scale. Madonna, quanta gente! Ma lì è bellissimo. Enorme, ma perché c'è tutta quella gente lì? Regalano qualcosa. Però, ma sai che forse c'è una giostra? Là? Perché ho sentito drin! Sai come parte la giostra, no? Sì, può darsi. Credo sia quello. Può essere, vabbè, ma noi non andiamo di là adesso, dobbiamo andare da questa parte. Fioriti, non si è più fiorite, ma quello no, perché è un pino, non fiorisce il pino. Ecco, qua c'è il parchetto proprio con le giostre, con i bimbi, qualche panchina. Non si vede niente dentro il video, sono tipo al buio. Non si vede perché c'è il sole dietro. Adesso sì. Ma no, perché c'è il sole dietro, si vede la pianta, ma non vede. Mia, guarda quanto è alto quell'albero. Sì. Ci avrà 200 anni. No, ma veramente, guarda quanto è alto. Sì. Anche gli altri, sono alberi secolari, si dice. Sì. Non so, lo so. Allora ci sediamo per riposarci qua, che nonno Loris è stanco. Adesso Elia lascerà questo conetto che ha tenuto apposta per i piccioni. Però se me lo butti qua a me, arrivano i piccioni e mi mangiano. Prova a sbriciolarlo qua per terra. Ma se no vengono tutti i piccioni. Dai, mettilo qua. Allora, secondo me dovrei fare così. Ma no, così come fanno a mangiarlo? Abbi pazienza. Devi schiacciarlo in mille pezzi, ma arriveranno dopo. Lascia così, ci sediamo e vediamo, dai. Osserviamo, a meno che non ci sia dentro un sacco di gelato. C'è gelato, no? Vedrai che adesso arrivano. Allora, Elia, io sto inquadrando lì, però non stanno arrivando i piccioni. Cosa possiamo fare? Non lo so. A meno che non lasciamo qua il telefono e ce ne andiamo. Poi come tutta la vita facciamo il video. Come fa Apple? No, non intendo che ce ne andiamo nel video. Intendevo, lasciamo qua il telefono per sempre. Ah, per sempre? Sì, okay, così vediamo, facciamo nel video, sì. Vedere se arrivano i piccioni, prima o poi arriveranno. Ok, anche l'inverno. In versione time lapse e si vede tutto velocissimo. Sì, è una bella idea. Ok, potremmo Le farlo. Belle idee di Elia. Oppure no. No, pure no. Non lo so. Siamo di ritorno. Sì. Di ritorno.
può avere tutte le fortune. Ma l'andata è... Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao!